Siamo direi sul pezzo, purtroppo, ai noi e ai voi, ai tutti, Hai insomma, tutti, hai tutti. perché quando la nostra amica Laura ha scritto questo libro, pensava, dice, di essere fuori. In realtà non siamo fuori un beato nulla da questa emergenza sanitaria. E saluto e ringrazio della sua presenza qua da noi in studio, Laura Romano. Buongiorno a tutti. Buongiorno Laura, buongiorno, Buongiorno. grazie di essere La tornata. dolcissima Laura Romano. Grazie davvero, un piacere averti qui. Davanti a te c'è il libro che tu hai realizzato da poco, si chiama Il tempo sospeso, sottotitolo Storie di vita durante la Ecco. pandemia. Non è, bisogna fare una seconda copia, purtroppo, nel senso parrebbe proprio di sì. Laura, intanto buongiorno. Buongiorno a tutti, Buongiorno. grazie, è sempre un piacere essere qui con voi. Sì, purtroppo l'idea di questo libro è nata durante le settimane del lockdown e il mio desiderio era quello che diventasse una raccolta di memorie, nel senso che, vabbè, poi vi racconto magari un pochino la genesi proprio dell'idea, che non è mia naturalmente nella sua concezione originaria, ma è proprio l'idea di fondo è che la memoria sia quello che ci rende eminentemente umani, no? E quindi mi sembrava importante raccogliere le storie di più persone Ecco, possibile. varie storie, Laura, Varie giusto? Non storie. solo dal punto di vista sanitario, per dirti, Assolutamente giusto? no, Ok, assolutamente no. ok. Hanno contribuito 48 persone, anche alcuni bambini, con dei disegni o con Ah, ah. delle piccole frasi, donne e uomini di ogni età, di ogni professione, di ogni luogo d'Italia. Ci sono persone che scrivono dall'Aquila, da Bitonto, da Roma, da Napoli, quasi tutti cari amici, alcune persone che non conosco e che sono diventate amiche e amici proprio grazie a questo libro. L'idea era quella di conservare memoria di un tempo molto particolare e la previsione, visto che erano le settimane del lockdown, quindi la primavera, che a questo punto, quando il libro sarebbe poi uscito, fosse un ricordo. Purtroppo non è così. Io spero che ci serva un po' come insegnamento, no? L'idea che vi dicevo prima, questo libro appartiene a quel filone di studi che è l'approccio teorico e metodologico autobiografico narrativo, che ovviamente non è farina del mio sacco, però questa è un po' la mia formazione. Il libro si colloca su questo solco, partendo dal presupposto che esistono degli eventi apicali, quindi degli eventi spartiacque nella vita, che ognuno vive in modo irriducibilmente soggettivo. Infatti le storie sono molto diverse: chi esprime soltanto sensazioni e vissuti, chi racconta episodi di vita familiare. Molte persone, per esempio, fanno riferimento ai loro animali domestici, Ah, ecco, quindi no? no. Piuttosto che al cucinare, al cantare, cioè episodi che vivevamo quotidianamente in quel periodo. Però è vero anche che, per quanto l'evento venga vissuto in modo molto soggettivo e personale, questa era una narrazione corale, perché la Esatto. pandemia è stata qualcosa di comune, di condiviso, dal È quale stata dobbiamo. e purtroppo è ancora, cara Laura, Esatto, perché ancora non è che abbiamo. attuale. La nostra amica Lorenza ha detto che lo sta leggendo e lo trova interessante, quindi Grazie. brava, Laura. Ciao Raffaella, ad Annarita, ad Ines, a Patrizia, a Nadia, che ci stanno guardando anche in questo momento. Ripeto, diretta radio, diretta Facebook questa mattina con Laura Romano e questo suo libro, appunto, Il tempo sospeso. Lo leggerò, dice Nadia, senz'altro. Grazie. Nadia, leggilo perché in effetti è un racconto corale, Sì, da più sfaccettature, giusto Laura? Ok. assolutamente. Di questi mesi così duri e Sì. difficili. E purtroppo, come abbiamo già avuto modo di ripeterlo, adesso ci siamo ritrovati tutti immersi in questa nuova situazione. Cosa ne pensi di questo così Bella domanda. ritorno preoccupante, angosciante? Allora, io credo che non dovremmo essere angosciati, nel senso che qualcosa spero abbiamo imparato. Sappiamo quali precauzioni possiamo utilizzare e non vuol dire che con questo, appunto, né che dobbiamo Ah, beh, sottovalutare la certo, cosa, no, né che vai. dobbiamo rinchiuderci in casa. Sono preoccupata perché, ci dicevamo prima in attesa della Sì. trasmissione, ho tanti amici, tanti colleghi che svolgono Anche professioni sanitarie. persone anziane, Anche come persone la tua anziane mamma, insomma, sicuramente, che bisogna preservare, che bisogna Laura. preservare, e
da un punto di vista personale, non so come dire, affettivo, no? Delle relazioni più care, ma anche con un po' di responsabilità verso la collettività. Perché se pensiamo soltanto al nostro piccolo mondo, nel momento in cui siamo protetti noi, sì, però non significa nulla. Cioè, siamo animali sociali. E dobbiamo prenderci cura di quello che è la collettività. Ti chiedo, Laura, il perché hai fatto questo titolo, Il Tempo Sospeso? Perché hai scelto questo titolo? Ecco, tra l'altro, Annarita, dove si può trovare il libro? Allora, cioè, quindi, ciao Annarita, buongiorno, saluto buongiorno. Anche Agnese, buongiorno anche a te, buongiorno a voi, ripeto con Laura Romano oggi il suo libro. Dicevo, perché il titolo così? Allora, perché io credo che il lockdown sia stato un tempo sospeso, dove mi sembrava l'espressione più corretta per esprimere quello che credo tutti abbiamo vissuto. È sospeso sia nel senso proprio della dimensione temporale oggettiva, no? Si è fermato il tempo. Esatto, abbiamo sospeso le nostre attività abituali, ma anche soggettivo, perché l'auspicio era che ci servisse per riflettere, per rivedere le nostre priorità. Qualcuno l'ha fatto, qualcuno no, purtroppo. E forse è anche per questo che poi la situazione perdura, purtroppo, perché non siamo stati capaci di far tesoro di quel che è accaduto. Spero che questo tempo sospeso diventi un tempo migliore. Speriamo. Anche ad Enrica un saluto, a Cosima, ovviamente buongiorno Cosima. Dove buongiorno. Lo si può trovare? Ci chiedeva certo. La nostra amica Annarita. Allora, come sempre l'auspicio era che lo si potesse trovare soprattutto alle presentazioni, perché l'aspetto secondo me più bello è incontrare le persone, almeno nella mia professione è così, e con un libro di questo tipo a maggior ragione. Una presentazione è già stata annullata e presumo che anche le una l'hai fatta qua oggi in diretta, radio e Facebook, voglio dire che comunque è una bella opportunità. Assolutamente, lo sapete poi che venire qui per me è sempre un grande piacere. Io direi che, stante la situazione, l'ideale sarà nelle librerie. Ovviamente, okay, perché la distribuzione è in atto. Altrimenti online sui maggiori siti di e-commerce, okay. Ciliegia è la casa editrice, esatto, oppure Ciliegio. Sul sito della casa editrice, esatto, lo dico a Annarita, ok, saluto anche Sandra, ciao Sandra, buongiorno, buongiorno a tutti. Buona giornata anche a te. Quindi ecco, esatto, effettivamente la prenotazione online credo che oggi, no, soprattutto purtroppo, oggi purtroppo, esatto. Certo, diventa strumento importante, sì, per poterlo per chiudere. Laura, quante storie hai messo dentro in questo libro? Allora, storie vere e proprie, sto togliendo i bambini, 45. 45, ecco, sì, perfetto, questo è molto importante. Quindi 45 sfaccettature, sì, differenti, perché ognuno, credo, la pandemia l'ha vissuta, o meglio, l'ha metabolizzata a modo ovviamente, suo. Ovviamente. Ci sono dei tratti che accomunano alcune storie, però ognuno ha narrato la propria esperienza. Ecco, questo è molto importante, quindi perfetto. Abbiamo dato il senso dunque di questo tempo sospeso, queste storie raccontate, o meglio, recepite da Laura, messe, sì, assieme, sì, durante la pandemia, chi dal punto di vista sanitario e chi no, a casa, nelle cose, anche nelle faccende domestiche. Sì. Quindi dice, per me, Annarita, la maggior parte della gente non ha imparato nulla dalla pandemia, vedo cose non belle, persone irresponsabili. Purtroppo. Quindi, e poi ne parleremo anche questa mattina, cara Annarita, lo ricordo anche ai nostri telespettatori, ne approfitto, Laura, per dire che questa mattina alle 11 ci sarà il Presidente del Consiglio regionale, Alessandro Fermi. Direi che è quanto mai importante fare il punto, certo, dare le info giuste, perché vedo che in questi giorni, tra DPCM, ordinanze, indicazioni, eccetera, eccetera, c'è una confusione esagerata. Certo. Ma Laura, quanti libri hai scritto? Perché vedo quel sito del Ciliegio, ne vedo già abbastanza. Sì, circa una decina. Ah, ok. Okay. Circa una decina, buona parte, la maggior parte direi con l'edizione Il Ciliegio. Sì, prima dell'incontro felice col Ciliegio, pubblicato con altre case editrici. Okay. Allora, Annarita, grazie per le info, per l'acquisto, perfetto. Ciao Nunzia, buongiorno a te. Ripetiamolo ancora perché ne vale davvero la pena. Come ha detto Lorenza, tra l'altro, dice che l'ho apprezzato moltissimo questo tempo sospeso. 30 secondi per i saluti, cara Laura, ai nostri telespettatori, in attesa di rivederti.
Speriamo con un altro libro, ma di un altro tenore, ma è non perché tu non debba scrivere, ma è l'augurio che possa succedere qualcosa. Mi piacerebbe molto scriverne uno sul rientro a scuola, ma penso che in questo momento amici e colleghi insegnanti mi uccidono se ho da fare questa proposta. Rientro a scuola, e rientro a scuola complicatissimo, forse la cosa peggiore, perché tra scuola e sport, ecco, e purtroppo c'è stata anche questa penalizzazione. Come la vedi questa situazione? Allora, i ragazzi alla fine della fiera, purtroppo, in questo fine settimana sono stati comunque più penalizzati. Loro giocavano spesso calcio, basket, volley, tutto sospeso. Scuola è un rientro complicato, chi va, chi viene, a distanza e non, insomma, non è la cosa più semplice anche per loro, che hanno vissuto mesi molto difficili. E io credo che nel contesto scolastico siano abbastanza sufficientemente protetti. Le scuole, secondo me, stanno facendo un ottimo lavoro. Purtroppo è il pomeriggio nel quale si ritrovano l'extra scuola. E d'altronde, scusatemi, da pedagogista non posso non dirlo, io comprendo più facilmente un quindicenne che un quarantenne. Il quindicenne che non porta la mascherina, che sta molto vicino agli amici, è comprensibile, è un'età non giustificabile ma comprensibile, certamente. Sugli adulti sono un pochettino meno flessibile. No. Quindi l'invito ci saluta anche da Ferrara la nostra amica Paola. Ciao Paola, buongiorno anche a te. Tanti anche questa mattina ci hanno seguito nella diretta Facebook, nella diretta radio contestuale. A tutti voi dico quindi più tardi, state con noi perché cercheremo di darvi tutte le risposte, e vedo che sono molte per quanto riguarda l'emergenza sanitaria con il Presidente Fermi. Saluto e ringrazio della sua cortesia, della sua gentilezza, Laura Romano. Sempre un piacere anche per me averti qui da noi in studio. Cara Laura, grazie, buona giornata. In bocca al lupo, incrociamo le dita. Assolutamente, buona giornata a tutti. Lo trovate online il libro, ordinatelo se volete, giusto un modo per riflettere, per capire quanto di bello ha fatto Laura in questi giorni. Grazie Laura, buongiorno. Grazie, alla prossima.